Eccoci e ben ritrovati. Partecipo anch'io a un video dal titolo Un mese di libri che prevede il risponderò a 8 domande su letture fatte nell'ultimo mese, quindi nel mese di agosto. Allora, partiamo. Quanti libri hai letto? Ne ho letti 3. Il tempo è stato decisamente generoso, ci sono stati periodi di vacanza, quindi ho potuto concedermi dei pomeriggi di piacevole lettura. Il primo libro che ho letto è Zia Mame di Patrick Dennis, edito da Adelphi, l'anno il 2009 o il 2011, sinceramente non ricordo. Sono 384 pagine per circa 20 euro. Il genere è romanzo. In realtà è una terza edizione in Italia. La prima è stata fatta negli anni 50, proprio perché il romanzo è un capolavoro della letteratura americana degli anni 50. Una seconda negli anni 70, e però il successo è stato appunto raggiunto, almeno in Italia, proprio con l'ultima, cioè la terza edizione. Narra della storia di un ragazzino che di circa di 8 anni rimane senza genitori e viene affidato alle cure, della unica zia rimasta, che farà appunto da tutrice. Il tutto gravita attorno a queste due figure e ovviamente all'educazione del ragazzo, ma in particolar modo spicca la figura femminile di questa donna assolutamente eclettica, fuori da schemi morali e sociali dell'epoca, che ha una personalissima visione del modo di educare il ragazzo e che testimonia anche un modo di essere donna assolutamente dirompente rispetto al contesto storico e culturale dell'epoca, cioè una donna capace di buttarsi in nuove esperienze, di sperimentare, di pensare con la propria testa, di fare delle scelte audaci, desiderose di imparare, desiderose di conoscere. È veramente un romanzo avvincente. Ci sono dei momenti in cui è addirittura divertente, però il messaggio che lascia è, secondo me, molto forte. Nel senso che in un certo qual modo insegna che se si riesce a lasciare quella che è la via sicura per un'altra via che appare decisamente meno certa e non consolidata, si riesce a ottenere molto ma molto di più. Il secondo libro che ho letto è un libro della Belotti, Prima della quiete, storia di Italia Donati. Io ho preso l'edizione Bur del gruppo Rizzoli del 2003. Sono 247 pagine per circa 8 euro. È un libro biografico, nel senso che alla base c'è una profonda ricerca storica dell'autrice nel narrare la storia di questa Italia Donati, cioè di questa ragazza della provincia toscana, maestra, realmente esistita. È una storia con risvolto poi tragico, che permette all'autrice di dare una visione di quella che è la condizione femminile dell'epoca e anche della condizione dell'Italia dell'epoca. Infatti ci troviamo nei primi anni dell'unificazione, quindi per una donna diventare autonoma e indipendente voleva dire o fare la maestra oppure fare l'impiegata alle poste, di conseguenza non è che ci fosse molta alternativa. E poi una ragazza che lascia il suo paese, la sua città, per portarsi in un paesino di provincia ed iniziare a fare la maestra, quindi sottraendo i ragazzi da quella che è il lavoro dei campi, quindi di fatto delle braccia, della manovalanza, cercando di far capire l'importanza della cultura, beh, non era certamente molto facile, dovendo poi fare i conti non soltanto con la mentalità misogena del piccolo paese, ma anche con gli scarsi mezzi che le venivano forniti dal punto di vista appunto del materiale didattico e anche della struttura, cioè della scuola fatiscente, quasi inesistente. La mia terza lettura è Nati due volte, è un romanzo scritto nel 2000 di Pontigia, sono 232 pagine, è stato primo campiello del 2001, il costo è circa 15 euro, edito da Mondadori. Il romanzo narra l'esperienza di un padre, che ha un figlio disabile, è una sorta di cronistoria di tutti gli episodi salienti di questo ragazzino e del suo difficile inserimento nella società, proprio per l'handicap che ha.
Quindi non soltanto la descrizione di questi episodi, quindi nello scontrarsi con una mentalità decisamente ipocrita, ma soprattutto quello che è il maturare, il divenire di questo padre attraverso proprio questa esperienza del figlio. È decisamente una lettura che dà un discreto pugno allo stomaco in certi momenti. Seconda domanda è: il libro più lungo e il libro più corto? Il libro più lungo è Zia Mame, con quasi 400 pagine, invece quello più corto è Nati due volte, con circa 200 e rotti pagine. La copertina più bella? Direi nessuna. Non c'è una copertina che mi ha colpito in particolar modo. Diciamo che nessuna ha avuto uno sforzo enorme di originalità. Forse quello di Zia Mame, ecco, su uno scaffale di libreria, è quello che forse ti può colpire per la particolarità. Il personaggio, il protagonista o meno, che ti ha più colpito? Direi tutti, li ho trovati molto ben delineati, molto ben caratterizzati, molto ben approfonditi, soprattutto dal punto di vista psicologico. Forse quello che mi è arrivato di più è stato quello di Italia Donati, perché l'autrice ha saputo veramente descriverla facendomi arrivare la figura femminile con le sue emozioni inserite in quel contesto, cioè riuscivo esattamente a percepire quello che lei riusciva a percepire, cioè le sue difficoltà, le sue difese, le sue arrabbiature, i suoi momenti di disperazione. Ecco, forse questo è sicuramente il personaggio che mi è più rimasto. Il personaggio che ti ha lasciato l'amaro in bocca? Ma direi nessuno. Forse i personaggi minori maschili, in particolar modo nel romanzo di Italia Donati, dove gli uomini vengono descritti abbastanza crudelmente come misogini inappellabili. Direi che forse si poteva dare un'alternativa, cioè non è che a quell'epoca ci fossero molti mezzi per questi uomini per avere una visione un po' diversa della donna. La migliore ambientazione, Zia Mame. Zia Mame perché dà delle descrizioni succinte, molto sintetiche, ma estremamente efficaci, perché permettono di avere proprio un'immagine visiva della scena in cui si svolge poi il tutto, ma soprattutto elenca o comunque descrive dei piccoli oggetti che già in un certo qual modo preannunciano quello che sarà, diciamo così, il clima della narrazione, dello svolgersi dei fatti successivamente. Quindi forse questa è proprio la caratteristica dell'autore. Breve confronto con la trasposizione cinematografica. Allora, io so che dal romanzo di Pontigia è stato liberamente tratto il film Le chiavi di casa di Gianni Amelio nel 2004. È un film che ho visto, che però, avendo letto il libro ora, direi che non c'entra assolutamente nulla se non le due figure maschili che sono i due protagonisti, ma in termini proprio di contenuti e di messaggi, nulla. E poi invece ho fatto una ricerca, ho visto che Zia Mame ha avuto una trasposizione cinematografica in una commedia di Morton da Costa del 1958 intitolato La signora mia zia. E io credo di averlo visto, devo assolutamente trovarlo, e se non ricordo male è una commedia molto molto fedele al libro e anche estremamente divertente. In ultimo, il libro che avresti voluto leggere ma non hai più letto. La seconda parte di Zia Mame, che si intitola Intorno al mondo con Zia Mame. Sempre dello stesso autore, ovviamente. Ed è praticamente la seconda parte, cioè il figlio del nipotino, cioè del ragazzo che viene affidato, il figlio parte per 2 anni con la zia, viene dato appunto ancora alla zia, e di questi due non si ha notizia per 2 anni. Girano, arrivano delle cartoline un po' diciamo particolari, ecco, e quindi deve essere veramente avvincente. Non vedo l'ora di procurarlo per potermelo leggere. Bene, baci alla fragola e a presto, Etta.